Ciao, bentornata sul mio canale. Oggi girerò il video dei prodotti finiti di settembre. Allora, inizierò con la linea corpo e viso per poi andare a finire al make-up che, per chi mi segue da più tempo e chi si ricorda, ho iniziato una gara di smaltimento make-up con Federica del canale Colors Colors Make-up. Quindi vediamo quanti prodotti ne ho finito io e quanti ne ha finito lei. Ne ha finiti lei. Io non tantissimi questo mese. Allora, iniziamo subito. Sapete che mi tolgo le cose a due a due. Allora, ho terminato questo bagno schiuma di acquolina alla dolcezza dei frutti estivi. Anzi, questo era un bagno a doccia, un bel tubettone da 400 ml e la fragranza, scusate, ma non mette a fuoco e a fuoco. La fragranza è proprio dolcissima, di frutti tropicali, sì, estivi. E abbinata a questo c'era l'acqua per il corpo, sempre della stessa fragranza. E devo dire che questa la mi è piaciuta molto perché d'estate molto spesso, come sapete, preferisco le acque alle creme perché mi sento la pelle più fresca e mi piace vaporizzarle su tutto il corpo. Rispetto alla crema, magari stare lì a spalmare, però l'ho utilizzata tutto questo mese e mi ha seccato la pelle tantissimo. Infatti sono già 3 o 4 giorni da quando l'ho finita che utilizzo un burro per il corpo, quindi molto nutriente. Quindi mi sa che a lungo andare queste acque corpo scusate, a lungo andare queste acque corpo non vanno bene. Comunque, buona la profumazione, d'estate va benissimo. Poi ho terminato questo olio solare di Nivea. Allora, questo è un olio solare a bronzatura intensa e protezione 2 e con olio di jojoba. Come sapete, questo non lo ricomprerò mai più perché ha la paraffina liquida al primo posto e anche l'odore. Non sa neanche dei classici solari, mi sa che ce n'è una goccina. Sì, comunque ormai basta. Cioè, fortunatamente ancora qui in Sicilia si riesce ad andare al mare, io vado al mare, però sto finendo quello di Brochet che ce n'è davvero poco 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 e poi basta, basta solari, ormai il sole non penso che abbronzi più come prima. Poi ho terminato questo sapone per le mani e gli agrumi. Questo lo compro allo spaccio alimentare. Ora non mi ricordo quanto l'ho preso. Comunque c'è anche al cocco, altre profumazioni. Questo agli agrumi è il mio preferito ed è con vitamina C e sa proprio di spremuta d'arancia, tipo di ace. Ti resta questo odore sulle mani a lungo proprio. È buonissimo. Questo lo comprerò sicuramente di nuovo. Poi ho terminato questo bagno schiuma di Avon all'anguria. Questo pure mi è piaciuto tantissimo. E premetto che sia questo bagno schiuma che quello lì ai frutti tropicali, ai la dolcezza dei fior... com'era? Dolcezza di frutti estivi, ecco, non tropicali. E non li ho iniziati quest'anno, sapete che l'inizio c'è un anno prima, cerco di utilizzare le fragranze estive in estate e le altre poi in inverno e in autunno, scusate se ho i capelli da pazza. E comunque questo era l'anguria, buonissimo, mi è piaciuto veramente tanto, lavava bene e lasciava questo odore di anguria golosissimo e buonissimo addosso. Poi ho terminato questo deodorante di Dove. Come sapete, sto cercando di eliminarli, ne ho ancora due o tre da smaltire roll-on e due o tre spray perché hanno l'alluminio e sto cercando di eliminarli. E questo era al pompelmo e questa cosina verde, non so che cos'è. Comunque al pompelmo anche questo fruttato, buono. Ecco, cadono pezzi di robe strane. Poi passando ai capelli che ho tipo pazza stasera, ma li ho dileganti tutto il giorno, quindi li ho sciolti ora per fare il video. Ho terminato questo gel naturale della Estro Intercosmo. Questi si trovano nelle profumerie. È una boccettina da 200 ml e l'ho pagata 15 euro direttamente dal parrucchiere.
L'odore sa di gel per uomo, tipo di schiuma da barba, quegli odori che hanno lì da uomo comunque. Cioè, no, non è bruttissimo, ho fatto la faccia schifata, ma non è bruttissimo. E devo dire che mi è piaciuto, ma non mi ha entusiasmato. Per 15 euro mi aspettavo qualcosa di più, mi aspettavo un prodotto professionale, invece no, non lo ricomprerò infatti. Poi, sempre per i capelli, ho terminato questa crema di Guam. Questa mi era stata inviata per una collaborazione. E questa è per capelli colorati con mesh e trattati, lucida i capelli, risalta il colore. Allora, io con questa crema mi sono trovata stra bene. La utilizzavo sui capelli bagnati, ce ne mettevo un po' sui capelli bagnati, la mettevo nelle mani, su tutti i capelli, li andavo a pettinare e poi ci andavo a mettere. Questa è terminata. Ci andavo a mettere questo riparatore per le punte secche di Vrochè, e appunto solo sulle punte, e i capelli morbidissimi, il colore veramente ottimo. Comunque di questo vi farò poi una recensione insieme allo shampoo, come vi avevo promesso, così ve ne parlo meglio. Questo invece è un tubettino da 50 ml, però dura tantissimo, mi è durato più di un anno perché comunque ne metto poco poco. E da quando è che ho fatto lo shatush avevo le punte proprio secche, 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 e non si potevano guardare, non si potevano toccare. Invece questo mi ha aiutato tanto. E questo è un balsamo riparatore all'avena. Non risciacquare, vabbè, latte, avena, olio di mandorla, proveniente da agricoltura biologica senza parabeni. Comunque questo non l'ho ripreso, non l'ho ricomprato perché ho iniziato la Phyto 7 adesso, però vediamo come mi trovo, siccome non mi è facile reperire quella e questi, come sapete, li vendo io, vediamo con quale mi viene meglio, ecco. Poi ho terminato, finiamo con il corpo. Ho terminato questa balistica di Lush. Questo era uno spumante da bagno, il Trilli, quello che lascia tutti i brillantini. Allora, il profumo è buono e sa, non so di che cosa sa, non ve lo so spiegare. Comunque, era una cosina rotonda, tutta piena di glitter. Allora, quando io l'ho presa, lei me l'ha provata in negozio sul braccio. Io ho inserito il braccio in quelle vaschettone che hanno loro e l'ho uscito e avevo tutto il braccio pieno di glitter. Quindi magari ho pensato, giustamente la utilizzo per una sera, non so, che devo andare da qualche parte e mi piace avere questi glitterini sul corpo. Quindi mi sono riempita la vasca, tutte cose, ho spezzettato questa balistica, la schiuma, il colore, tutto il dorato nella vasca, perfetto. Esco dalla vasca e neanche un glitter addosso. Ho detto no, ma no, com'è possibile? La sì e io no, ho sbagliato qualche cosa, però no, l'ho fatto come hanno fatto loro, l'ho sgretolato, non è neanche scaduta, stavo guardando questo, l'ho sgretolato nell'acqua e niente, niente glitter, nell'acqua c'erano perché si vedeva, però così niente glitter. Vabbè, riproverò un'altra cosa di Lush. Poi per il viso ho terminato queste salviettine struccanti di Licia. Allora, queste erano 64 pezzi, sono quelli per pelli secche e sensibili. Mi piace molto perché hanno questa apertura salva freschezza, si chiama così, come la chiamano in generale. Comunque, l'apertura salva freschezza. Allora, quando le ho iniziate mi sono trovata malissimo perché i primi anche 10-15... Le prime 10-15 salviette erano asciutte, erano completamente asciutte, quindi alla fine non mi struccavano niente, non mi struccavano molto. Poi invece più mi inoltravo dentro la confezione e più erano imbevute e quelle della fine mi sono piaciute molto. Però alla fine, dico, 15 pezzi sono tanti, quindi anziché 64 sono meno di 50. Comunque l'inci non era ottimo, cioè non era buonissimo mi pare. Ora così non mi ricordo, l'avevo controllato. Infatti ho preso quelle di Seré e quelle della Vivi Verde Coop, quindi sto testando quelle per ora. Poi, sempre per il viso, ho terminato questa maschera alla mascarilla, mascarilla alla melagrana di Spagna. Questa è una maschera luminosità di Vrochè, 50 ml di prodotto. E bisognava tenerla 3 minuti sul viso.
Dopo il gommage, il profumo è buonissimo. Mi piace molto questa fragranza al melograno. Fragranza al melograno di Brochet. Ha la stessa profumazione del bagnoschiuma e mi piace tanto. E mi piaceva come mi lasciava la pelle liscia e luminosa, veramente un po' più chiara. Non la ricomprerò perché ho ancora da finire quella lì all'uva. Quella, un sacco di maschere, non la comprerò per ora, però prossimamente comunque è un ottimo prodotto. Ho terminato finalmente con l'aiuto anche di mia madre questa crema della Deborah, la New Energy. Allora, questa l'ho comprata più di un anno fa. Puzza da morire, come vedete è completamente finita. Allora, sono andata in una profumeria e ho chiesto una crema da giorno. Una crema da giorno, magari anche antirughe, e mi hanno dato questa di Deborah. In effetti, c'è scritto crema da giorno, antirughe per pelle secca. Anzi, crema da giorno e da notte per pelle secca. Però era troppo nutriente, mi lasciava la pelle proprio unta e non la potevo utilizzare neanche per la notte. Perché addormentarmi con questa puzza non ci riuscivo e quindi alla fine l'ho utilizzata insieme a mia madre per le gambe secche. Ed è molto nutriente, ha avuto i suoi risultati, lì sì. Però non la comprerò ora, non so se tutte le creme di Deborah sono così, però per ora ci ho fatto una croce, proprio non le prendo più. E ultimo prodotto che non, anche se forse di make-up, comunque non lo faccio rientrare nel make-up perché questo l'ho terminato ad agosto ed era però nella borsa di mare, quindi fa parte di agosto, però non rientra con questo. È un burro cacao, come vedete, completamente finito. Era con la protezione 10 di Yamamay. Allora, questo mi è piaciuto molto di più rispetto a quello di Labello perché non lasciava le labbra bianche o perlomeno meno bianche di quello. Solo che alla fine, a già appunto metà agosto, a tenerlo in borsa era sciolto praticamente. E anche questo l'ho utilizzato sulle gambe perché io comunque nella parte dal ginocchio alla caviglia ho la pelle secchissima e quindi ho spalmato questo burro cacao su tutta la gamba e devo dire che bellissima, a parte l'odore che ha lasciato un buon profumo, ha idratato davvero tanto. E quindi sicuramente l'anno prossimo lo ricomprerò per le labbra, non per le gambe. Ok, ora passiamo al make-up e alla gara che avevo fatto con Alessandra. Mi stavo guardando, scusate queste sopracciglia. Sono a scena, ok, sto aspettando però deve venire l'estetista, quindi non oggi perché sono le 10:30 di sera più o meno. Quindi comunque mi farò rivedere tutta sistemata e col capello sistemato che ancora niente. Anche questo ora dovrò fare lo shampoo, ma credo domani mattina di andare al mare, quindi tanto ormai sono le 10:30, aspetto domani mattina. Ok, non vi interessava niente di tutto questo sulla mia cura del corpo. Allora, iniziamo con la gara. Allora, Fede, io questo mese ho smaltito 4 prodottini make-up. Non sono tanti, però ve li faccio vedere. Allora, ho terminato prima di tutto l'ennesima stilo nera di Brochet, di queste qua automatiche. E la seconda di questa che termino mi piace veramente tanto, la uso come riga di eyeliner, la uso nella rima interna e la uso per tutto. Però basta, ho finito momentaneamente di utilizzarle perché, come ha detto Ale di Fede, mi ha fatto pensare, anche io ho un sacco di matitine nere e un sacco così da smaltire, quindi preferisco smaltire quelle e poi ho scorta di queste, però smaltisco prima quelle, quindi per un po' queste le devo abbandonare. Ciao! Poi ho terminato un'altra matitina che è una matita labbra, come vedete. Non si può temperare più. Era di queste così col pennellino e non vi so dire neanche la marca qual era di queste perché ce l'ho proprio da un sacco di anni. Ne ho una quindicina, tutte così praticamente. Di qualcuna si legge il nome, delle altre no. Quindi non vi so dire. Sono 14 minuti, sto finendo. E quindi ho finito questa matita labbra. Era di un marrone. Come sapete, io sono fissata con i marroni e le ultime volte l'ho utilizzata su tutte le labbra e sopra ci ho messo un filo di gloss, quindi mi è piaciuta davvero tanto. E
E siamo a due. Come terzo prodottino, sempre sul marrone, ho terminato questo ombretto di Avon, che questo è di un qualche edizione fa comunque. Era il mocha, anche questo il marrone, come vedete, completamente terminato. Era un ombretto in crema metallizzato e mi è piaciuto molto, l'ho utilizzato tantissimo come base. E non lo ricomprerò perché ne ho una marea, non so neanche se ne fanno più, ma comunque ha voglia di ombretti mono che ho, e anche in palettine. E infine ho terminato questo, era nella tonalità medium, è un correttore sempre di Avon, e l'ho utilizzato d'estate, non so se si riesce a vedere, è tutto zozzo. L'ho utilizzato d'estate perché è più scuretto per le mie occhiaie. Ne ho un altro intero così uguale da finire. Anche questi comunque sono packaging un pochino vecchi. Per chi si stesse domandando, e se non me lo state domandando, ormai ve lo dico lo stesso, come mai ho un sacco di prodotti Avon però di collezioni passate? Perché mia madre è stata presentatrice Avon per tanti anni, quindi diciamo che quando lei aveva l'Avon io facevo scorta di un po' di tutto, sia io che lei. Quindi per questo mi trovate con queste cosine più vecchie, ecco, diciamo così. Quindi ragazze, è Federica, e quattro prodottini make-up questo mese. Allora, per me sono tanti, però so che Federica ha smaltito qualcosina in più. Quindi vi aggiornerò con questa gara. Comunque vi lascio il link sotto del suo canale, quindi appena lei metterà il video con i suoi prodotti finiti del mese, vedremo chi ha vinto. Intanto è iniziato già il nuovo mese, quindi magari mi rifaccio in questo mese qui. E niente, grazie a tutte della visione, senza voce. Una buona serata, non so quando lo guarderete, se di notte o se di giorno. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!